Si chiama Ospitali, il progetto patrocinato dalla Regione Abruzzo per favorire l'integrazione e combattere la disoccupazione. 128 ore di formazione specializzata, 10 ragazzi dei centri di accoglienza da inserire nel mercato del lavoro nel campo della ristorazione. Una risposta importantissima: attraverso la formazione si crea le opportunità di lavoro in un mercato in cui c'è sempre maggior richiesta, ci sono, leggiamo titoli tutti i giorni di scoperture nel personale che non si trovano. E noi abbiamo pensato che sia giusto formare questi ragazzi perché? La vita già è dura di per sé, una volta che loro prendono un attestato hanno la possibilità di vedere il futuro dinanzi a loro con serenità e con tranquillità. Come è stato frequentare questo corso? È stato difficile oppure no? Un po' difficile, possiamo dire che è un po' più o meno difficile, perché è il nostro primo parte di festa di fare questa formazione in Italia qui. Un modo per dare una risposta alla carenza di personale che si avverte nel settore. Questo, diciamo, è l'argomento principale. Da non sottovalutare il momento, diciamo, storico che stiamo vivendo un po', diciamo, sia, diciamo, nei piccoli paesi ma anche nelle intere Italie, dove si hanno delle difficoltà sia, diciamo, di integrazione con questi ragazzi e sia con la carenza di personale. Quindi l'unione tra imprenditori, persone che fanno cooperazione e associazione da sempre, non improvvisati, ma lo fanno con spirito e amore, potrebbe essere, diciamo, una buona soluzione per rendere, diciamo, un paese più tranquillo, sereno e accogliente, voglio dire. Si parla tanto di mancanza di forza lavoro, soprattutto nel settore della ristorazione e del turismo. Noi oggi vogliamo lanciare un messaggio ben chiaro: da un lato l'accoglienza a chi in qualche modo ha concluso un percorso di inserimento qui in Italia, dall'altro lato rispondere a delle esigenze degli operatori economici, soprattutto del settore ristorativo, dicevo, di reclutamento della forza lavoro.